parlare di sconfitta perfetta con oltre 4 minuti di recupero che non stati comandati dal direttore di gara, non hai dovuto compiere una parata degna di nota, stiamo a commentare la parata. Sì, è una sconfitta che pesa, perché dopo la prestazione buona che abbiamo fatto, dispiace, perché oltre a non aver concesso niente agli avversari, comunque una buona squadra il Modena, e hanno creato solo quell'azione, siamo stati sfortunati perché proprio allo scadere della partita hanno segnato, quindi dispiace per questo. Sì, oltre a quella abbiamo buttato troppi palloni negli ultimi minuti che potevamo risparmiarci sicuramente, perché ci facevano guadagnare del tempo. Abbiamo gestito male un po' di palloni verso la fine e loro ne hanno approfittato su questo. È stato tanta amarezza, ma anche la consapevolezza che aver perso la squadra che sta tornando in campionato. Non c'è stato il conforto del risultato, ma la prova è stata sicuramente una prova molto positiva per almeno 60-65 minuti. Sì, come ho detto prima, abbiamo fatto una grande partita contro una grande squadra. Abbiamo concesso poco, forse qualche calcio d'angolo, però le azioni veramente eclatanti per loro non ne hanno avute, quindi dispiace aver perso questa partita, perché sappiamo il nostro potenziale, si è visto stasera, quindi per questo dispiace molto. Bastavate per chiudere la partita con la Comunista con un pareggio, insomma, sarebbe stato importante, non tanto per la classifica, perché appunto non costa molto di qui, forse a livello morale anche il pareggio che avrebbe dato, diciamo, una grossa male. Sì, assolutamente. E portare a casa un punto contro il Modena in casa loro era, non dico il nostro obiettivo, ma quasi. Poi ovviamente noi giochiamo per vincere la partita, però sappiamo chi abbiamo di fronte, quindi portare un punto veramente sarebbe stato ottimo. L'augurio è stato che questa sconfitta non lasci gli strati, perché insomma a livello morale ci potrebbe essere Sì, è una sconfitta che non ci deve toccare più di tanto, perché abbiamo dimostrato che siamo una squadra forte, ce la possiamo giocare con tutti, quindi per questo non, secondo me non ne risentiremo più di tanto. Voglio tornare per chiudere proprio alla fine della partita, dopo il gol di Vinicius, voi siete andati a protestare con l'arbitro, perché cosa? Per un sospetto fuori gioco, perché erano già passati 4 minuti? No, dei 4 minuti passati non, noi che eravamo in campo non lo sapevamo. Noi siamo andati lì a protestare perché sembrava, almeno a me, da fuori gioco, perché lui praticamente l'ha presa dentro la rietta la palla. Poi la rivedrò e capirò veramente se era fuori gioco o no. Grazie. Arrivederci.